4 marzo da tanti anni in qua per me ha sempre avuto un significato diverso, perché prima era una canzone, poi è diventato invece il giorno in cui mi potevo permettere il lusso di fare gli auguri fra i primi a Lucio. Il primo marzo è purtroppo una data che ha un altro tipo di valore, perché il prossimo primo marzo saranno già 5 anni che Lucio è venuto a mancare, ed è forse la prima volta nella mia vita che ho avuto la sensazione di aver perso qualcuno di famiglia. Qui ho avuto la sensazione proprio che, lo dico egoisticamente, mi sia venuto a mancare proprio non solo l'amico, quello sì, ma anche una sponda proprio rara. Piazza Grande è stata scritta su una nave. Su una nave mentre si andava in Sicilia a fare dei concerti, e per cui era un'atmosfera eccezionale, avevo solamente 17 anni, ma poi sono salito anche sul palco a suonare per Lucio quando Lucio è andato a Sanremo. Mi ricordo benissimo che eravamo in 5 chitarristi, perché era una canzone molto mediterranea, eccetera. Bim bom bam, e io mi ricordo che ho fatto sbagliare tutta l'orchestra, perché non ho seguito bene il battito del 4 del maestro e ho fatto cadere l'orchestra, 60 elementi caduti, allora niente, si sono rialzati tutti e abbiamo ricominciato da capo. Allora mi sono preoccupato di vedere Lucio che faccia avesse, si è messo a ridere e ha detto vabbè, andiamo avanti. Nel disco, per esempio, ringrazio, alla fine dedico il disco a Lucio Dalla, che è un altro che nella prima parte della sua attività, nei primi 10 anni della sua attività, quelli un po' meno noti, ha, secondo me, ha espresso la libertà in maniera totale, assoluta. Ecco, quei riferimenti non potevano non venire fuori, non essere ben presenti. La voce è una cosa che ho affinato nel tempo. Fino a 5-6 anni fa cantavo in maniera completamente diversa, molto dimessa, e poi accadde per una serie di piccoli episodi che mi resi conto di avere molto volume e di avere una forte estensione. Credo che in questo ad influenzarmi tanto siano stati i ripetuti e statici ascolti di Dalla. Questo sicuramente. I miei riferimenti ideali sono Dalla e le sparate definitive e rabbiose di Roger Waters negli anni 70. Il tuo maestro? Lucio Dalla. Ce n'ho 3 in realtà. Lucio Dalla, Franco Califano e Roberto Ciotti per la chitarra. E so che Lucio, ovunque egli sia in questo momento, abbia anche apprezzato in qualche modo il mio atteggiamento, perché le richieste che mi arrivavano, televisive, concertistiche, stavano diventando quasi un pretesto per ricordare la memoria. Ed era tutto un po' retorico, un po' patinato. E allora, guardandomi dentro, ho capito che non era la cosa che volevo. E adesso invece ho anche una serenità diversa per parlarne, cioè, lo faccio anche perché riesco a distanza di anni a pensare alle cose belle, che al perché ci siamo incontrati, due energie che si incontrano e che fanno un pezzo di strada insieme, questa è la cosa che mi interessa. E a questo proposito ce l'hai un aneddoto divertente da regalarci? Mi ricordo che lui ogni volta che eravamo a cena, io poi sono... magari adesso col tempo crescendo sono diventato un po', però prima ero molto rigido, impostato, e quindi vedevo le cose che faceva lui e dicevo ma questo è matto completo. Per cui lui ordinava sempre poco, perché osservava una dieta molto rigida eccetera, però poi che faceva? Si alzava, e soprattutto se lo riconoscevano, diciamo, i tavoli accanto magari lo chiamavano, lui andava e farsi la foto e dopo rubava dai piatti delle persone che stavano mangiando, che rimanevano con le mani, poiché rimanevano lì allibite. In realtà poi la gente si divertiva e credo di non aver mai più incontrato una persona così, è straordinaria. Lucio Dalla, soprattutto nelle ultime sue dichiarazioni, sempre più lucide alla fine, si vedeva come viveva dentro la sua voce, seguiva la sua voce e il suo canto quasi costantemente, anche quando parlava e diceva le cose, era straordinario, era musicale rispetto a tantissimi altri.